Alle mie spalle sono le opere di presa del Roux Courtois da 2080 metri. Questi canali chiamati Roux in Valle d'Aosta o anche Bis e Suon nelle vallate che stanno oltre queste montagne sono delle opere di alta ingegneria idraulica che appunto prendono le acque da un posto dove ci sono e le portano fino a degli alpeggi o delle zone che altrimenti resterebbero prive di acqua. Si tratta quindi di canali di irrigazione che possono essere anche molto lunghi. Il Roux Courtois attraversa praticamente tutta la Valle d'Ayas da qui fino ad arrivare al Col de Joux. Ora, dopo un piccolo spuntino, inizierò a percorrere tutto il tragitto di questo Roux Courtois. Adesso ciao. Esce dalle tubazioni, ma è in secca.
improvvisamente e inopinatamente compare la vetta dello Zerbion. Il bivio con la sterrata che da Barmask sale verso il Colle Portola e lo Zerbo. Praticamente la parte consigliata di percorrenza del Rucurto termina. Terminato il percorso, ho proseguito ancora per il sentiero fino alla cosiddetta torre piezometrica. Il Ru prosegue, ma dopo pochi metri diventa completamente impraticabile.